Le notizie dall'Ucraina. Partiamo subito con la situazione della guerra in Ucraina, con Daniele Pace. L'offensiva militare russa in Ucraina è sempre in corso, ma si sta trasformando in una guerra a bassa intensità e Mosca sembra non avere fretta. Intanto in Russia il consenso per Putin è salito all'83% e aumentano anche coloro che approvano l'operazione militare. In un sondaggio dell'istituto indipendente Levada, il 53% degli interpellati dice di sostenere decisamente la guerra. Un altro 28% la sostiene abbastanza e solo il 14% si dice essere contrario. I russi vedono sempre di più l'Ucraina come un paese nazista, mentre all'inizio della guerra si parlava solo di un potere politico a Kiev condizionato dai nazionalisti filonazisti. La percezione che un mese e mezzo di guerra ha portato è che gli ucraini non hanno mai smesso di approvare le idee di Hitler, tanto che l'agenzia statale RIA Novosti afferma la necessità di un tribunale di Norimberga per i crimini compiuti dai nazisti ucraini. Le responsabilità si rimpallano e ci vorranno anni per stabilire la verità dei fatti. Nella conversazione con il premier ungherese Viktor Orban, il presidente russo Vladimir Putin ha respinto le accuse rivolte a Mosca sui crimini di guerra a Bucha, parlando di provocazioni rozze e ciniche da parte dell'Ucraina. Sul piano internazionale è raggiunta una richiesta ucraina per un'espulsione della Russia come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma Mosca non potrà essere esclusa, come hanno ammesso i funzionari statunitensi. Nel frattempo, in un'intervista con l'emittente MSNBC, l'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield vede la Russia sempre più isolata sulla scena mondiale, ma da Mosca risponde il ministro degli esteri Lavrov. Non c'è l'isolamento della Russia, solo coloro che hanno abbracciato mentalmente e ideologicamente l'inevitabilità della dittatura occidentale sulla scena mondiale parlano di tale isolamento, ha sottolineato il massimo diplomatico russo. In effetti Mosca ha ancora moltissimi partner in Asia e in Africa e in America Latina, che hanno anche una visione diversa del conflitto. Daniele Pace per Italy Today UK.